Ed eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata dell'Imprendi Promo Show. Eccoci qua, oggi trasmetto come vedete da un'altra location, sono infatti in quel di Napoli perché fra 2 giorni, esattamente il 14 di febbraio, sarò ospite di GAM per una conferenza sulla MiFID 2, su come generare valore per i clienti e conseguentemente allora ho preferito raggiungere qui Napoli prima anche per poter poi anche svolgere anche delle altre attività. Intanto nel frattempo comincio a salutare Antonio Martellotta, buonasera, benvenuto anche a Marco Di Pietro, benissimo, ciao, ciao a tutti. Allora, intanto volevo ringraziarvi come sempre per la grande attenzione che avete deciso di riservare a questo spettacolo, a questo show, ma devo dire ancora di più, devo ringraziare tutte le persone. L'ho già fatto su Telegram, ma mi piace farlo anche adesso, in questo momento, perché? Perché la scorsa settimana a Consulenza 18 veramente siete stati in tantissimi, ma veramente tanti, a venirmi a salutare allo stand di GAM. Siamo stati felicissimi di potervi incontrare, di potervi salutare. Vi ringrazio tantissimo perché le attestazioni di stima che mi avete rivolto sono state incredibili. Non immaginavo, francamente, così tante. La cosa mi ha reso particolarmente, particolarmente felici. A stamattina, anzi a stasera, Telegram ha raggiunto oltre 719 iscritti, il che mi fa oltremodo piacere perché ci sono un sacco di persone che ogni mattina decidono di farsi tenere compagnia dal sottoscritto con le varie pillole. E ovviamente la prima cosa che vi invito a fare, se siete dell'area di Napoli o della Campania, è di venirmi a trovare mercoledì 14 febbraio. Sarò a Palazzo alla Barbieri a partire dalle 10 per il roadshow di GAM, che è GAM con te. Appunto, tratterò il tema MiFID 2, come trasformarla in un'opportunità continuando a generare valore per i clienti. Questa sera è una serata dalle straordinarie, da un ospite specialissimo, perché quando poi ho a che fare con dei professionisti molto in gamba, in questo caso sto parlando di una professionista donna, che è appunto, e fra poco ve ne parlerò, Vincenza Belfiore, la cosa mi rende particolarmente onorato della sua presenza perché avremo modo di ascoltare una consulente finanziario veramente di grande verve e professionalità, che ha raggiunto straordinari risultati e devo dire che il piacere è veramente notevole nel poter condividere con lei, ma soprattutto con voi, il suo metodo di lavoro. Allora, il saluto Davide Di Berto, ciao Davide, Cristian Micolis, buonasera, ciao Vincenzo, ciao Isabella Campanale, Bruna. Ciao, insomma, cominciate a essere come sempre numerosi, però non vorrei sottrarre ancora tempo a quella che è l'introduzione del mio ospite e quindi con grande piacere vi presento, eccola qui, datemi un secondo ancora ed ecco a voi, ladies and gentlemen, Vincenza Belfiore. Ciao Vincenza, buonasera e Ciao, ciao benvenuta Enrico. all'Imprendi Promo Show. Ciao. Allora, innanzitutto, vogliamo un attimo chiarire una volta per tutte, com'è? Devo chiamarti Vincenza o devo chiamarti Enza? Allora, guarda, quando ero piccola e mi chiamavano Vincenza, un po' mi vergognavo perché mio papà è siciliano, mia mamma è spagnola, io sono nata a Torino e vivo a Torino, quindi questo cognome, Fantastico. questo nome, sì, bellissimo, ma questo nome era un nome del sud che per un attimo qui a Torino diventava anche un pochino unico, no? 40, Certo. 48 anni fa. E quindi un pochino mi vergognavo, man mano che invece, e mi facevo chiamare Enza, cercando di un po' spargere le tracce, mentre invece crescendo ho imparato il significato del nome, il significato delle origini, che cosa voleva dire, il legame con la mia nonna, quindi sono legata anche a Vincenza. Cosicché, cosa è Stupendo. successo? Enza mi chiamano le persone che mi conoscono da poco, Enza chi mi conosce da tanto tempo. Siccome Bello. per me tu, anche se ci conosciamo da poco, è come se mi conoscessi da tanto, scegli tu come chiamarmi. E allora posso che accogliere l'invito e chiamarti Enza, voglio dire. Fantastico, Ok. Allora, bene. tu sai che la nostra trasmissione qui ha un format che è questo. Allora, c'è una presentazione alla Gianni Minoli, perché io continuo sempre a dirlo, è il mio mito, e quindi non posso che allora.
presentarti un attimo e dopodiché cominciamo con la serie di domande. Nel frattempo saluto anche Tobia Caprio, Luca Trasatti che sarà un ospite dell'Imprendi Promo Show fra qualche settimana. Ciao, ciao Luca, Cristina Moresino, insomma. Come sempre qui ci sono i nostri aficionados e questa è una cosa che mi rende particolarmente felice e particolarmente contento. Allora, Enza Belfiore, 48 anni, due figli, Simone e Lorenzo, papà siciliano come dicevi e mamma delle Canarie, con questo fil rouge dato da che cosa? Da questi due vulcani? Ma tu sei un vulcano da questo punto di vista, poi ce lo dirai. Hobby, la cucina e ovviamente il prenderti cura dei tuoi figli, anche se per quel che riguarda la cucina mi dicevi il tempo è limitatissimo, ok? Bravo, però, esatto. Ok, e consulente finanziario dal 1995 con attività principalmente su Torino, su Milano e su Firenze. Hai voglia di proseguire in qualche modo poi dando qualche altra notizia tua legata alla biografia? Se no possiamo anche tranquillamente... partire, voglio dire. Ma sì, ma partiamo, le biografie tanto ce le cerchiamo, partiamo con qualcosa di più divertente. Allora, senti, tu sei un consulente finanziario veramente di grande successo, che ha avuto la capacità nell'arco di questi 20 anni di raggiungere dei risultati veramente, veramente molto, molto importanti. Allora, c'è qualcosa di particolare, qualche segreto che ti senti di condividere con il pubblico dell'Imprendi Promo Show e che in qualche modo ritieni sia stato quello determinante che ti ha permesso di svoltare e di poter raggiungere gli importantissimi risultati che poi alla fine hai raggiunto? Allora, guarda, io non lo so se sono delle regole di successo oppure degli ingredienti magici. Io posso dirti che in questi 20 anni ho cercato di essere sempre me stessa. Sono alta 1,56 m, sono piccolina, dimostravo sempre meno dell'età che avevo, nonostante tutto andavo avanti e cercavo di non vergognarmi mai, anche se avessi avuto di fronte un amministratore delegato di una grande azienda. Quindi quello che devo dire è, mi viene in mente, non fermarsi mai, mai, mai davanti a nessun ostacolo, non chiudere la testa in una scatola, pensare sempre, sempre con la propria testa e non vergognarsi mai di dire stupidaggini, perché dalle grandi stupidaggini nascono le grandissime idee. Questo penso che sia, questi sono stati i tasselli che mi hanno accompagnato nella mia vita e ogni volta che c'era un ostacolo, una difficoltà, un punto di forza, andavo avanti così. Con semplicità, questo è. Senti, ma quando tu incontravi questo ostacolo, cosa facevi? Tendevi ad aggirarlo oppure, lo dico da persona dell'Ariete, del segno zodiacale, ci andavi addosso cercando in qualche modo di demolirlo? Allora, così come le buone regole di comunicazione ti insegnano, cominciavo con mi rendo perfettamente conto che sono perfettamente d'accordo con lei. Okay. E poi invece ci andavo dritto, sono una che prendo affrontate, ecco, prendo la fronte, la metto di fronte all'altro problema e lo risolvo. Finché non è spezzettato, non lo ricostruisco. Quindi, sentimi, la seconda. Mi sembra di capire che i risultati importanti che tu hai raggiunto sono stati frutto essenzialmente di grande determinazione, no? Perché poi, come dicevi tu, sono piccolino, ho sempre dimostrato meno anni di quello che avevo. Poi va detto anche una cosa, io credo, lo dico da padre orgoglioso di due figlie, le donne devono sempre dimostrare il triplo di qualsiasi cosa rispetto a noi maschietti. E questo purtroppo è una cosa che non va bene da questo punto di vista, però il fatto che poi quando io incontro delle consulenti finanziarie solitamente sono donne molto determinate, anche che hanno grandi capacità e hanno ottenuto dei risultati. Bene, se tu dovessi in qualche modo individuare delle tue abitudini quotidiane che pensi possano aver contribuito praticamente al tuo successo e all'ottenimento dei tuoi risultati, quali potrebbero essere? Guarda, è una domanda difficile, perché un'abitudine quotidiana, io l'unica abitudine quotidiana che ho è quella, io arrivo al mattino molto presto perché lascio i miei figli alle 8 a scuola, arrivo in ufficio, aspetto la segretaria, le segretarie, gli altri colleghi, prendo il caffè, poi vado uno ad uno da ogni collega e dico una stupidaggine a tutti, canticchio una canzone, faccio un po' di show e poi mi rinchiudo nel mio ufficio sorridendo e avendo strappato un sorriso a tutti quanti. Ecco, l'idea di avere un ufficio con le labbra all'insù mi fa cominciare bene la giornata.
Ok, senti, ma proprio rispetto a questo, hai introdotto il tema, mi pare di capire, ma poi ne parleremo anche nel proseguo dell'intervista. Per esempio, hai parlato di segretaria, quindi in questo caso stai parlando di uno staff praticamente. Da quanto tempo è, per esempio, che tu ti sei dotata di uno staff e che tipo di vantaggi nella tua attività professionale ha creato il poter anche delegare determinate funzioni, determinate mansioni? Allora, guarda, dotarmi di uno staff è arrivato in un secondo momento, quindi i primi 15 anni della mia vita professionale li ho fatti da sola e facevo tutto io, ecco. E gli ultimi anni invece li ho fatti in staff e sicuramente è stato di grande aiuto. Io sono stata sempre più front office e invece alle mie spalle c'era chi si occupava di back office, chi di fund picking, chi di stock picking, chi di tenere sotto controllo l'asset allocation piuttosto che la burocrazia, piuttosto che l'archivio, quindi mi liberava tantissimo tempo da dedicare ai miei clienti, Alle quindi relazioni, sicuramente, quindi. e alle relazioni, assolutamente sì. Ok, beh, questo è indubbio, è una delle cose importanti. Devo dire che sono sempre più i consulenti che fortunatamente stanno facendo una scelta di questo tipo, no? Dove comprendono immediatamente il vantaggio che nell'investire nello staff, perché questo poi ha de Sì. dei ritorni. Ma sai cosa penso? Penso che molti consulenti si uniscono in team, ma i team non sono altro che la sommatoria di più consulenti. Io non credo in quella formula di team. Io penso che invece il vero team non è la sommatoria di tanti consulenti, ma la sommatoria di diverse expertise, in maniera tale che all'interno poi del team c'è un risultato che è assolutamente vincente. La sommatoria di consulenti non ti porta a moltiplicare, ma ti porta a sommare diverse figure di professionisti dove ognuno segue i suoi clienti, non riesce a dare un vero valore aggiunto al cliente in più. Ho Questo è. Quindi capito, ho ci sono capito. due formule di team, non credo nel primo, credo nel secondo. Ok, qui intanto nel frattempo Vania Franceschelli ti ringrazia dicendoti Ciao grazie Aria! Enza per queste perle di saggezza. Saluto Vania che è stata un'altra delle straordinarie protagoniste dell'Imprendi Promo Show, così come anche Marco Di Pietro, Lorenzo Cioffi, Fabio Paglialonga, addirittura nei commenti del video precedente, del pezzo di video, addirittura dicevano che è stata la Rai a toglierci la linea perché stiamo avendo Secondo me più sì. share di Montalbano. Va bene, ok. Senti, veniamo un attimo a quello che è anche diciamo, il rovescio della medaglia di un'attività, quale appunto quella della consulenza, che è fatta indubbiamente di grandi soddisfazioni, ma chiaramente anche di momenti, diciamo, sfidanti. O situazioni che sono particolarmente difficili e come sempre capitano, no? E ovviamente l'abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione, si superano, eccetera. Hai voglia di raccontarci una situazione particolarmente tosta dove hai dovuto prendere una decisione anche magari impopolare, ma che oggi, riguardando indietro a quella decisione, hai compreso, hai capito che è stato non solo un bene, ma ti ha dato anche un insegnamento? Allora, guarda, sì, mi viene anche da sorridere perché sono convinta che quel gesto è stato il momento che ha fatto fare la svolta alla mia carriera. Ero ancora una junior, facevo questo mestiere da 2 anni, 2 anni e mezzo, stavo crescendo con fatica perché erano anni difficili. Avevo incontrato un cliente che era un imprenditore, insomma, famoso italiano, ma che mi aveva aperto il conto corrente con 5.000 euro, anzi 5 milioni di lire, all'epoca erano ancora Ok, di quindi 2.500 euro di oggi. 2.500 euro di oggi. Ogni volta che andavo a trovarlo, lui però aveva diversi miliardi dall'altra parte, Certo. alle altre banche, ogni volta che andavo a trovarlo mi diceva... Ah, ok. Scusami, sì, scusami, sono io che stavo cercando di monitorare che tutto fosse a posto dall'altra parte, perdonami. Ok, di nulla. Ogni volta che andavo a trovarlo, lui mi diceva: "Ah, ma lei com'è brava, ma com'è preparata, ma quante ne sa, ma lei sì, rispetto agli altri miei consulenti è veramente il meglio." E mi faceva tutti questi rabboni, ma non mi dava mai un centesimo. Mi ricordo che avevamo comprato 5.000 azioni San Paolo e finivamo lì. A un certo punto, guarda, non ce l'ho fatta più. Una mattina mi sono alzata e ho preso la macchina, sono andata da lui, l'ho guardato bene negli occhi e gli ho detto: "Bene,
sappia una cosa, che lei si sta comportando con me nello stesso modo come se un suo cliente venisse da lei e le ho fatto un esempio analogo. Quindi o lei si riprende i suoi 5 milioni di lire, okay, oppure lei mi dà degli altri soldi. Questo è quello che le dico. Qui c'è il modulo per investire e qui c'è la... Allora lui mi guarda, era un omone, grande, grosso, mi guarda e mi dice: Enza, la saluto, arrivederci. E a questo punto io chiudo la porta, me ne vado, però convinta di me, dico bene, ho fatto bene, non mi posso far prendere in giro, ma chi se ne frega, ma chi si crede di essere. Il giorno dopo Matteo Colafrancesco in persona mi chiama, mi dice: scusa Enzina, ma cos'è successo? Sono arrivati 2,5 miliardi su un conto corrente di un tuo cliente. Un errore, allora, e no, era questo mio cliente che era andato in banca e mi aveva fatto fare un bonifico di 2,5 miliardi su quel conto dove c'erano 5 milioni di lire. Quindi sì, quando dici un atteggiamento sfidante, è stato un atteggiamento sfidante, avrei potuto fare, insomma, quella che si accontentava e che ogni tanto, ogni volta cercava di raggranellare qualche soldino in più, invece ho deciso di andare da lui e dirgli: o chiudi il conto oppure divento un consulente. Quindi, serio, decidi. Quindi schiena dritta. Quindi schiena dritta, dritto negli occhi e dire: o mi rispetti come professionista oppure io faccio a meno di te. Ok, e beh, insomma, questa è una bella storia, caspita, anzi grazie di averla condivisa. Senti, c'è una cosa che quando io poi ho deciso di invitarti a questo show, l'ho fatto principalmente perché mi è sempre piaciuto il modo con cui tu ti sei posizionata sul mercato, nel senso che tu hai un forte personal branding, va detto, e devo dire anche che quando ho visitato il tuo sito internet è fatto veramente, veramente, veramente bene. No, assolutamente, ti devo fare i complimenti. Perché? Perché è molto ricercato e tra l'altro ti posiziona indubbiamente ad un livello, ad un certo livello, nel senso che quando una persona atterra sul sito è tutto curato nei minimi particolari. Sarà che io sono fissato con i particolari perché i gentleman si vedono nei particolari, mettiamola così, ma anche le gentlewoman da questo punto di vista si vedono nei particolari e il tuo sito è veramente, veramente curato molto bene. Allora, vuoi raccontarci un poco qual è il percorso che ti ha portato anche a sviluppare un personal brand che, devo dire, anche nei miei studi fatti per scrivere il libro L'imprendi promotore, ho fatto molti studi sui consulenti finanziari americani e devo dire che tu sei posizionata esattamente come può essere posizionato un consulente finanziario americano, e so di farti un complimento. Grazie, grazie. Sì, mi arrossisco, mi hai veramente... Sì, grazie, davvero grazie di cuore. Mi sono persa la domanda, però mi sei emozionata. Dicevo, relativamente al tuo personal branding e al tuo posizionamento, cioè è chiaro che il tuo sito esprime certamente uno standing molto molto elevato che poi ha peraltro riscontro anche nella tua attività professionale. Allora, come hai sviluppato questo personal branding? Ti sei fatta dare una mano? Cioè, raccontaci un pochino come è stata la genesi di questa cosa. Allora, guarda, è nata un giorno un commercialista viene a trovarmi, mi dà una sua brochure, che era una brochure alternativa rispetto a quelli che sono i commercialisti di oggi. Quando la guardo, vedo che c'erano, insomma, non voglio fare pubblicità, e quindi c'erano delle cose che mi avevano incuriosito, e ho detto: beh, che bello, sarebbe bello fare una brochure nel mondo della consulenza finanziaria che sia un po' diversa, che non racconti le solite cose: siamo i più belli, siamo i più bravi, sappiamo fare questo, sappiamo fare quell'altro. Una cosa diversa. E quindi ho detto: bene, il nostro cervello funziona per immagini, certo. Il nostro cervello non funziona per parole. Io sono una donna, le donne hanno tanti punti di forza ma anche tanti punti di debolezza, e allora ho detto: cerchiamo di raccontare la consulenza finanziaria con un linguaggio femminile, facendo dei parallelismi tra il mondo femminile e il mondo della finanza, prendendoci anche un po' in giro, e questo è quello che ho fatto. Quindi sono partita da questo pensiero: l'essere donna, le caratteristiche diciamo così simpatiche dell'essere femmina, anche femmina, perché molte consulenti donne si dimenticano che siamo femmine,
pensano che essere femmina può essere invece anche un punto negativo, invece no, possiamo essere professioniste e nello stesso tempo mantenere la nostra natura, ci fa essere sempre più se stesse, noi stesse, scusa questa parentesi ma ci tenevo. Certo. È fondamentale. E quindi sono partita da lì, sono partita da questo mio pensiero, da questo mio viaggiare, ho voluto associare il mondo della finanza al mondo del gioco e al mondo della donna. E questo ho chiamato un professionista, gli ho raccontato quello che era la mia idea, gli ho detto quello che volevo, gli ho detto come lo volevo fare, lui me l'ha messo giù, mi è piaciuto e siamo partiti. Abbiamo fatto questo, poi abbiamo fatto prima abbiamo fatto la brochure, poi abbiamo fatto il sito, poi abbiamo creato un personaggio che si chiama Miss Market, che non so se tu Vuoi raccontare anche questa cosa, è molto bella questa striscia di Miss Market, è un fumetto. Sì, abbiamo un giorno Ilaria, la ragazza che mi ha, Ilaria Barison, lo dico perché veramente insomma mi ha aiutato molto, è stata la ragazza che mi assiste nella creazione degli eventi e mi è stata a fianco nell'esplodere anche tutto questo mio personal branding. Si sveglia un mattino e mi dice, senti, ma secondo me tu sei un fumetto, tu non sei un professionista, no, sei un fumetto, ti devo rendere fumetto. Così che mi ha fatto fare una bozza e da lì è nato il personaggio di Miss Market che ci ha accompagnato nella creazione degli eventi, quindi gli eventi che io ho fatto di educazione finanziaria del 2017 non li ha fatti Enza Belfiore ma li ha fatti Miss Market. Okay. Abbiamo fatto delle strisce di fumetti che raccontano le varie situazioni del consulente e del cliente, le ha fatte Miss Market, stiamo creando delle altre cose che ti racconterò in un altro momento e sarà sempre Miss Market che capitanerà i progetti. E quindi è partito il personal branding da una brochure fino a diventare una forma di comunicazione, un modo di essere, un presentarsi agli altri attraverso dei linguaggi che non sono il corpo, la carne, certo, l'essere fisico, ma altri canali. Passando un messaggio che è quello di essere sempre se stesse, quindi io quello che voglio è che qualcuno, tu apri il mio sito, apri la mia brochure, mi trovi dal panettiere e dici, caspita, è lei, non è Efi, è lei, quindi il mio punto fondamentale che chiedo sempre ai professionisti che si affiancano a me è quello di dire voglio naturalezza, voglio che chiunque si avvicini alle cose che faccio mi riconosca se mi trova per strada in tuta da ginnastica. Quindi mi pare di capire che riepilogando negli strumenti che tu utilizzi, per esempio di comunicazione, allora c'è il sito internet che invito tutti quanti ad andare a visitare, se vuoi dare l'indirizzo è www.vincenzabelfiore.com. Ok, è veramente è facile, molto Vincenza Belfiore è tutto attaccato. Molto bello, è fatto molto bene. Poi tu hai una brochure praticamente che riprende un poco quelli che sono lo stile, le immagini del sito? Esatto, è correttissimo. Okay. E poi c'è questa striscia. Così che l'identità continua ed è sia cartacea che virtuale. Okay. E poi non c'è questa striscia. Allora c'è questo fumetto che rappresenta la mia faccia. Il mio viso è diventato un fumetto che si chiama, e il personaggio si chiama Miss Market. E questo dove, per esempio, su che strumento, come li utilizzi, quello strumento di Miss Market? È solo online, è in forma cartacea, cioè in video, come... Allora, Miss Market è quella che porta avanti tutti i messaggi di educazione finanziaria, quindi è quella che divulga informazione finanziaria. L'anno scorso Miss Market ha fatto 4 eventi di educazione finanziaria attraverso il gioco. Quindi raccontacelo questa cosa. È stato divertentissimo. Ho detto a Miss Market, è possibile che... Parliamo tutti di educazione finanziaria, i nostri clienti alla fine sono sempre lì all'ABC, come mai? E poi ho cercato di darmi una risposta. Probabilmente siamo tutti noiosi, diciamo tutte le stesse cose nello stesso modo, il cliente poi alla fine non ci ascolta più. E allora ho pensato di passare dei messaggi di educazione finanziaria attraverso il gioco. Così che ho parlato, il primo è stato intitolato al rischio, ho affittato lo Juventus Stadium, abbiamo inventato il fantacalcio, ad ogni tavolo abbiamo invitato i clienti, abbiamo fatto 6 tavoli, ad ogni tavolo abbiamo dato 250 milioni di euro virtuali, finti. Marco Berri ha fatto il battitore d'asta, hanno giocato al fantacalcio, un tavolo ha vinto,
guarda caso non ha vinto chi ha speso tutti i soldi per comprare Higuain piuttosto che i tre campioni, ma chi ha diversificato. Non parliamo di Higuain qua a Napoli, perché non ti dico che cosa ho visto oggi attaccato relativamente a Higuain, ma va bene. No, volevo dire perché è un giocatore che costa caro nel fantacalcio. Okay. Fatto quello, il professor Lippi dell'Università Cattolica invece ci ha raccontato che cos'è il rischio in finanza. Quindi abbiamo associato il rischio del fantacalcio con il rischio della finanza e i clienti sono riusciti a toccarlo con mano. Il timing, come l'abbiamo raccontato, siamo andati in pista e quindi siamo andati in casa Maserati, che ci ha prestato le auto, ci ha prestato i piloti, e siamo andati in pista, abbiamo portato i clienti a guidare e a capire quanto è importante, che cos'è il timing in una macchina, che cos'è il timing in un portafoglio, se cambiare costantemente marcia ci fa perdere velocità o ci fa guadagnare velocità, se cambiare costantemente strumento finanziario ci fa perdere o guadagnare velocità, quindi abbiamo fatto questa similitudine. Certo. Abbiamo parlato di asset allocation, l'abbiamo fatto nel mondo della profumeria, quindi con un naso, uno dei nasi più importanti del mondo, bellissimo, e poi abbiamo parlato di emozioni. E l'ultimo, una volta che abbiamo imparato a costruire il portafoglio, siamo entrati nel mondo delle emozioni. L'abbiamo fatto con il professor Vercelli, l'Università della Facoltà di Psicologia di Torino, e Marco Berri, che attraverso le sue illusioni ci ha fatto capire come la nostra mente mente e come a volte siamo convinti di dover vendere quando invece non dobbiamo farlo. E che è un'illusione nostra, è il nostro cervello che ci mette in una trappola. Certo. Quindi abbiamo fatto questo viaggio bellissimo. Complimenti. Immagino che il riscontro sia stato un riscontro notevole da parte dei clienti. Guarda, il riscontro è stato grandioso. I clienti non andavano più via la sera, no? Perché poi alla fine si fa networking anche tra di loro. Certo. E noi avevamo affittato le sale fino a una certa ora, invece loro erano lì che chiedevano ancora un rum piuttosto che un cognac, ed erano lì che facevano serata. È stato bellissimo, si sono divertiti, hanno imparato. Se ti facessi vedere i video che abbiamo fatto, sono veramente una grande testimonianza di come la gente impara giocandosi. Abbiamo tutti voglia di divertirci. Certo, ma complimenti. Questo è il vero tema. Complimenti anche perché c'è molta originalità, ma è proprio nell'originalità. Poi i miei amici, i miei cari amici di GAM, da questo punto di vista, l'altro venerdì, due venerdì fa anzi, con Luciano Scirè, per esempio, che abbiamo fatto la peri promotore, lui raccontava della similitudine appunto del cambio di corsia in autostrada, usava questa metafora. Vedi? Che è molto simile a quella che hai utilizzato tu con i clienti, ma che dimostra in qualche modo che quanto più c'è la possibilità di divulgare, a me piace molto questa cosa. Poi tu da torinese, io dico sempre che lì c'è un matematico che è uno straordinario divulgatore, che è Pier Giorgio Odifreddi, no? Cioè quanto più c'è una persona che è capace di divulgare, cioè di portare a conoscenza concetti molto complessi alle persone, ok? Che magari tutto il santo giorno fanno dell'altro, io credo che lì sia l'occasione di bucare proprio il video, no? Con lo schermo, sì, praticamente, della televisione. Ma guarda, il mio professore mi diceva sempre, se quando tu riuscirai a parlare con una persona importante, così come se stessi parlando con un bambino di 8 anni, vuol dire che sei una professionista di grande successo. Sì, e me lo ricorderò sempre. Certo. Questo mi fa pensare ancora di più che veramente le competenze su cui andare ad investire oggi, i consulenti finanziari dovrebbero investire assolutamente sulle competenze relazionali, di comunicazione ed organizzative, perché sulle competenze tecniche, lo dico sempre, un cliente quando ti approccia le dà per scontate, come dà per scontato che un medico sia un medico, che un avvocato sia un avvocato. Ovvio che nel percorso che lo porta a essere affiancato dal professionista, poi si renderà conto se ha un professionista competente oppure no. Però comunque anche la percezione della competenza passa, a mio modo di vedere, proprio attraverso la capacità di comunicare. E tu, complimenti. Sono perfettamente d'accordo. Guarda, penso che una grande... sicuramente la creatività
È un ingrediente che dobbiamo mettere nella nostra professione, perché certo, abbiamo bisogno di svecchiarla, abbiamo bisogno di renderla anche più divertente, abbiamo bisogno di incuriosire i clienti e farli innamorare dei loro soldi, perché altrimenti rimangono vincolati nel presente e certo, magari rischiano di fare pronti termine per 30 anni quando invece dei soldi non ne avranno bisogno mai, e lo facciamo solamente incuriosendoli, attirandoli, attraendoli in questo magnifico mondo che è il mondo della gestione del portafoglio. Certo, beh, guarda, che è la gestione della propria vita. Senti, ti giro. Guarda, dimmi. Ti dico una cosa a proposito di questo. Mio figlio aveva 8 anni. Sì. Ed era a scuola, e allora mi dice: sai mamma, stamattina vengono quelli della televisione a intervistarci. Ah bene, d'accordo, cosa devo dire, quello che ti viene in mente? Molto bene. La sera arriva a casa e mi dice: sai, hanno intervistato il mio vicino, gli hanno chiesto cosa faceva tua mamma, e uno ha detto: mia mamma fa l'avvocato, l'altro mia mamma fa la commessa, l'altro la mamma faceva il medico. Quando è venuto da me, 8 anni, io non sapevo cosa dirgli, quindi ho detto: cosa fa tua mamma invece? Io l'ho guardato e gli ho detto: mia mamma fa il medico dei soldi. Esatto, quindi, è proprio così. Senti, io intanto ti giro anche i complimenti di Andrea Zaltron, che tra l'altro saluto. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Bellissimo. Poi Maurizio Dalle Nogare, anche tanti complimenti. Vincenza, adesso grazie. Marco Di Pietro, complimenti Vincenza, insomma, qui bene bene, stai cominciando a costruire la tua vera nazione di fan anche tu. No. Senti, di solito una carriera che è costellata di successi, e con successo, diciamolo chiaramente, parliamo di risultati, della capacità di produrre risultati, di solito vede anche affidarsi in qualche modo ad un mentore, a una figura di riferimento. Ecco, tu ne hai una? E se sì, puoi raccontarci chi è? Allora, io ne ho una che in questo momento non vi racconto chi è, cioè ne ho una in questo momento, sì, che non certo, vi racconto chi è, okay, però passo ad un'altra figura, ad un mentor del passato. Sì. Che mi disse una cosa che mi porterò sempre nella mia vita. Lui mi dice: sai Enza, si chiama Matteo di nome, ho sì, detto anche il cognome prima, ma lo ridico, okay, è Matteo con la Francesco, quindi se mi sentirà si riconoscerà. E un giorno mi dice: bene, guarda, tu devi ricordarti una cosa, che per avere successo in questa professione devi ricordarti che ogni persona che incontri da quando apri gli occhi a quando ti addormenti la sera è un tuo potenziale cliente. Quindi okay, se vai al bar e stringi la mano a qualcuno, lui è un potenziale cliente. Il panettiere è un potenziale cliente. Il medico che ti sta... Ecco, da quel momento è nato il mio incubo. Perché io cammino, vado a farmi, che ne so, la visita oculistica e guardo l'oculista non come il medico che mi deve risolvere il problema, ma come un potenziale cliente. No, però è stato un consiglio preziosissimo che mi ha accompagnato e che mi accompagna e che mi ha dato grande aiuto. Ok, senti, se noi dovessimo immaginare la tua ricetta, no? La ricetta è fatta di ingredienti e della sequenza che ogni persona ha nel mettere, nel poter mettere in fila questi ingredienti per creare poi la pietanza. Ecco, okay, se tu dovessi dare in qualche modo una definizione a questi ingredienti, qual è la ricetta segreta di Vincenza Belfiore per quel che riguarda la sua okay, attività? Allora, diamo per scontato le competenze tecniche, quelle non le voglio neanche mettere in discussione, giusto? Ogni consulente okay, deve avere competenze tecniche all'ennesima potenza. Detto quello, la mia ricetta è, l'hai detto tu prima, estrema cura nel dettaglio, okay, estremissima. Essere sempre se stessi, avere una grande consapevolezza del nostro ruolo da promotore finanziario, quindi chi è il promotore finanziario? Determinazione, sbatti la testa contro il muro anche 100 volte, ma fino prima o poi si romperà. Determinazione, coraggio, che è diverso da determinazione, audacia, che è ancora un altro ingrediente diverso, stabilità. Questo, stabilità e equilibrio, tutto questo okay, insieme, penso che questo sia l'ingrediente miei, almeno la mia personalità. Beh, specialmente questi ultimi poi in particolare in qualche modo ti faranno percepire una persona estremamente affidabile da parte dei clienti.
Il cliente, secondo me, ha bisogno di vedere di fronte a sé una persona che ha coraggio e nello stesso tempo una persona che è capace ad essere prudente, perché il coraggio è quella caratteristica, non è l'impulsività che ti fa agire sempre e comunque, anche sbagliando. Il coraggio è quella giusta miscela che c'è tra l'azione e il pensiero. Nel momento in cui tu decidi che devi fare una cosa, a quel punto devi inserire l'azione, perché il pensiero senza l'azione diventa frustrazione. Certo. Quello si chiama coraggio. Se manca uno dei due, non hai il coraggio, e il cliente questo lo percepisce, sente la sua nave sbandare tra le onde e questa cosa non gli piace. Ha bisogno di un capitano che sa dove andare, che se c'è il naufragio va dritto all'obiettivo, e che se il mare è calmo si ferma e gli fa prendere il sole, ma deve sapere che il suo capitano è pronto a fare e una cosa e l'altra. Oh, ok, beh, questa è una bellissima metafora quella che hai utilizzato, detto da una torinese, voglio dire, ha il doppio valore, perché voglio però no, ti ricordo che mio papà sì, è isolano, mia mamma delle isole Canarie, quindi in mezzo all'oceano. Okay. Quando vado a casa mia ho la casa a strapiombo sull'oceano, quindi il mare mi accompagna. Va bene. Senti, immaginiamo oggi di avere, se tu avessi un tasto hard reset, no? Che ti consentisse in qualche modo di poter tornare indietro del tempo, no? Che cosa che ti sarebbe piaciuto mettere subito in atto a inizio carriera, diciamo, delle cose che hai appreso adesso? Sai, molto spesso si dice, no, poi specialmente alla nostra età, mannaggia, avessi avuto questa testa qui però 20 anni fa o 25 anni fa. Ecco, se avessimo questo pulsante che ci consentisse di andare indietro nel tempo, di fare un reset, ma di avere la testa di oggi, quali sarebbero le prime cose che faresti, metteresti subito in atto per appunto raggiungere risultati importanti? Sicuramente organizzare degli eventi, cosa che 20 anni fa non facevo. Quindi l'evento, sicuramente mi occuperei di personal branding e di immagine. Quindi assolutamente sì, questo è un altro aspetto che invece 20 anni fa non facevo. Quindi curerei di più la mia comunicazione, farei più eventi, questo è quello che mi viene in mente. Okay. Per il resto farei le stesse cose che ho fatto. Senti, c'è Laura Forno qui che ti fa una domanda. Dice, Vincenza, c'è stato un momento particolare in cui ti sei chiesta chi me l'ha fatto fare? E se sì, come l'hai affrontato? Allora, Laura, sì, e c'è stato più volte, non una volta sola, più volte. Più volte quando, non so, all'inizio della carriera facevo 100 telefonate e mi buttavano il telefono in faccia e io dicevo, ma chi me l'ha fatto fare? Oppure più avanti, quando andavo dai clienti e mi dicevano sì, e poi quando gli portavo la proposta non mi firmavano nulla. Oppure, insomma, sì, ci sono stati tanti episodi che mi hanno fatto pensare, ma chi me l'ha fatto fare? Poi, per noi donne, Laura, tu me lo chiedi perché probabilmente lo percepisci anche tu, è molto più difficile riuscire ad avere successo. È più difficile con gli uomini ed è più difficile anche con le donne, perché molto spesso si entra in competizione con le clienti donne, quindi è un cammino complicato. Però mi piaceva talmente tanto che il giorno dopo dicevo no, riparto da capo e vado. Il tuo obiettivo ce l'avevi ben chiaro, insomma. Il mio obiettivo ce l'avevo chiaro e dicevo non, una giornata non rovina quello che è il mio obiettivo di vita e andavo avanti. Senti, c'è Maurizio Dalle Nogare che saluto, che dice, penso che questa puntata la riguarderò un centinaio di volte, ha dato tanti spunti importantissimi per la nostra attività. Beh, insomma, Maurizio, grazie, ma non penso. Ci sentiremo per capire, così almeno imparerò anch'io. Senti, sempre Maurizio ti chiede, come hai gestito i clienti nel 2008, quando c'è stato un momento di grande tensione sui mercati? L'abbiamo passato un po' tutti. Come ho gestito i clienti? Due parti, con il cuore e con la testa. Con il cuore, facendogli vedere il mio portafoglio. Quindi ho stampato i miei soldi,
Gli ho fatto vedere che anche io avevo investito i soldi come li avevano investiti loro e che anche i miei soldi perdevano. E dall'altra parte abbiamo cercato, siccome io mi sono sempre creata un salvadanaio, come molti colleghi sicuramente fanno, un salvadanaio per il cliente da poter andare a utilizzare per comprare quando il mercato scende, insieme abbiamo deciso di comprare, utilizzare quel salvadanaio e devo dire a denti stretti, non l'hanno fatto. Immagino. Assolutamente sorridendo, erano spaventatissimi, però è stato duro, è stato un momento dove il cuore e la testa hanno dovuto tenersi per mano e camminare insieme. Senti, quando eravamo nella fase preparatoria di questo incontro, no? Tu mi dicevi che avevi invitato parecchi junior, no? Ad assistere, infatti devo dire che nell'ultima settimana, nelle ultime due settimane c'è stata una costante crescita anche del gruppo dell'imprenditore promotore, effettivamente c'è stato più di qualche iscrizione di ragazzi giovani. Allora, immagina di trovarti proprio di fronte a una platea di un migliaio di questi consulenti finanziari che sono in procinto di cominciare la loro carriera, e ne abbiamo anche che stanno assistendo a questa trasmissione, no? E in qualche modo assomigliano a te quando eri all'inizio della tua carriera, quindi stanno lottando per farsi strada, paure, preoccupazioni, dubbi, lotte per trovare la loro posizione. Allora, quali sono le due o tre strategie sulle quali consiglieresti di concentrarsi per potersi garantire dei risultati di successo? Allora, gli eventi, l'abbiamo detto, è una. Poi? Avere un metodo ed essere fedeli a quel metodo. Questa secondo me è una strategia, guarda, tra l'altro mi ha invitato un'università del sud a fare un intervento dei laureandi in laurea specialistica. Oh, bene. Penso che questo sarà proprio il tema che vogliono sviluppare, quindi sarà interessante, ti racconterò. Io penso che la regola fondamentale è avere un metodo ed essere fedeli a quel metodo sempre e comunque, in ogni fase di mercato, in ogni situazione emotiva che ti possa venire contro, in ogni momento di difficoltà o di particolare euforia. Quindi io tutti i giorni, all'inizio, se un gruppo di junior vuole cominciare la sua attività, è fondamentale che sappiano gestire la propria agenda, e quindi devono imparare l'agenda, imparare quanti appuntamenti nuovi devono avere a settimana, quante telefonate devono fare. Quelle telefonate, lo spazio delle telefonate è uno spazio telefonate come se fosse un cliente miliardario, e non devono toglierlo assolutamente. Da lì ho detto questo, per poi arrivare a tutte le fasi della trattativa che conosciamo tutti molto bene. Certo. Però il metodo deve essere un must, non un volere, un dovere. Certo, le telefonate, come peraltro anche l'organizzazione degli eventi o l'attività di marketing in generale, molto spesso è considerata una sorta di cenerentola dei consulenti finanziari. In realtà deve diventare esattamente un impegno altrettanto. Io lo faccio ancora adesso. Sì, ma è così, è così. Io lo dico sempre durante i miei corsi, che l'attività di marketing è come giocare alla slot machine, cioè devi introdurre la monetina, non è detto che generi risultati all'inizio, ma se tu hai costanza, prima o poi le tre mele si allineano, no? Sì. In qualche modo. Ma poi è divertente, perché chiami persone che non ti conoscono e quindi ti fanno da specchio per quello che tu sei. Se sei in una giornata particolarmente triste, magari le persone non ti ascoltano neanche. Se sei più euforica, vedi che loro ti ascoltano, quindi loro diventano il tuo specchio, ed è divertente. Certo. Senti, un'ultima domanda, e poi se c'è qualche domanda. Assolutamente, assolutamente sì, anzi, grazie. Senti, un'ultima domanda che è questa, no? Allora, porta un po' la tua immaginazione fra un anno, no? Ti volti indietro, quindi siamo esattamente al 12 di febbraio del 2019, ti volti indietro e fai un bilancio, no? Che cosa sarai stato in grado di realizzare praticamente in quest'anno, che in realtà è l'anno che verrà, come avrebbe detto Lucio Dalla? Allora, guarda, il 2017 è stato l'anno della distruzione e della semina. Cioè, nel 2017 ho cercato di togliere tutto ciò che mi toglieva energia. Da un punto di vista di business, no? E quindi questo ho cercato di fare spazio, perché c'è una bellissima immagine
che è già dello zen giapponese, che è quella della tazza di tè piena con una teiera che fa da dove esce del tè. Allora tu puoi versare del tè, ma se la tazza è piena questo tè straliperà sempre. Certo, quindi devi prima vuotare la tazza, quando la tazza è vuota potrai mettere del tè nuovo. Questo è quello che ho fatto, quindi ho cercato di togliere tutto ciò che non mi serviva o che insomma mi toglieva e mi distruggeva energia. Ho seminato molto con questi eventi, anche in termini di energia, di educazione finanziaria, di creatività, ho seminato moltissimo. Il 2018 sarà l'anno della organizzazione, questo è, della organizzazione dell'attività per l'amplificazione. Complimenti quindi, veramente. Riorganizzerò lo staff, riorganizzerò anche un modello di visita, sto creando un modello di visita nuovo, un pochino più nuovo, più giovane rispetto a quello che mi sono portando avanti in questi 20 anni, sto portando, insomma, mi sto organizzando, quindi il 2018 sarà l'organizzazione per poi lanciarmi nel 2019. Complimenti veramente. Se non ci sono, sì, ma non ho dubbi che, anzi, mi offri lo stimolo di immaginare di fare un encore il prossimo anno, grosso modo in questo periodo, così vediamo alla fine, cerchiamo di capire che cosa ha funzionato e così aggiorniamo un po' i file. Volentieri. Se non ci sono altre domande da parte dei nostri ascoltatori, che veramente ringrazio tantissimo per la partecipazione, e mi scuso per l'inghippo che abbiamo avuto a livello tecnico, ma insomma fortunatamente poi San Gennaro in questo caso ci ha assistito, l'invocazione a San Gennaro ci ha assistito e quindi ci ha consentito di arrivare al termine di questa puntata dell'Imprendi Promo Show. Senti, no, domande mi pare non ce ne siano, quindi io intanto voglio ringraziarti tantissimo, Enza, perché è stata veramente una intervista bellissima, mi è piaciuta tanto e devo dire che le cose che sono emerse sono state veramente di grande valore. E senza far torto a nessuno, lo sono stato, come peraltro lo sono state anche le puntate precedenti, e sono proprio contento che più di qualche collega ti abbia confermato quanto siano state di valore le cose che hai detto. No, sono io che ringrazio te. Volevo congedarmi da te ricordando, se me lo consenti in questo caso, anche quelli che sono i prossimi appuntamenti che ci saranno. Ricordo nuovamente quel 14 di febbraio a GAMCON Tech qui a Napoli, a Palazzo alla Bardieri, ci sarà appunto GAMCON Tech, sarà un evento che vedrà un gestore, poi Stefano Iotti e il grandissimo Carlo Benetti parlare di attività, di quella che è la situazione economica, e poi la seconda parte spetterà a me fare una conferenza sulla MiFID 2, come generare opportunità da questa sorta di minaccia come vista dai consulenti, ma secondo me vedrò insomma di cercare di portare in positivo quello che in qualche modo è vissuto come una minaccia. Poi venerdì, questa è una settimana completamente al femminile, sono molto contento di questo. Venerdì prossimo ci sarà alla Peri Promotore, sarà mia ospite Ilaria San Gregorio di Moni.it. Con Ilaria parleremo di social media, infatti la ringrazio moltissimo anche della presenza. E lunedì prossimo ci sarà un altro consulente finanziario di grandissimo successo, e vi invito veramente a sintonizzarvi, da San Daniele del Friuli con furore ci sarà Gabriele Turissini, che è persona di grandissima esperienza che stimo immensamente e che a mio modo di vedere ci potrà raccontare veramente tante cose belle anche di come lui è cresciuto professionalmente in tutti questi anni. Bene, qui intanto arrivano i ringraziamenti da parte di Andrea Zaltron, di Lorenzo Cioffi, di Marco Stella e poi di Marco Di Pietro, di Davide Cristoferi, ma insomma poi Enza li vedrai tranquillamente nei commenti al video. Io ti ringrazio ancora tantissimo, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo per la Peri Promotore con Ilaria San Gregorio, e vi auguro a tutti una buona serata e un buon lunedì. Adesso potete andarvi a vedere con calma Montalbano, dico bene? Dici benissimo! Allora, adesso sì. Un caro saluto a tutti dal vostro Enrico Florentino e da Enza Belfiore. Ciao! Ciao. Arrivederci! Ciao!